26. Poi nel buio. Si infilò il cappotto, si mise in testa un berretto di lana e prese lo zainetto che io gli avevo preparato. Aspetto notizie da Rotary entro 2 giorni al massimo. Saprò qualcosa per il tuo posto. Rifletti su quello che ti ho detto, disse mio zio Amedeuccio. Mi baciò e uscì dalla casa di mia madre. Mi misi a leggicchiare un libro di narrativa prima di riprendere a studiare per la mia seconda laurea. Ripensavo a ciò che aveva detto mio zio. Saper ascoltare è molto importante. La stessa cosa mi disse poi un anziano carcerato quando insegnavo nelle carceri. Prima di iniziare le lezioni mi offriva il caffè in uno stanzone riservato alla scuola. A mano udivamo bussare alla porta gli altri carcerati assegnati alla mia classe. Uno di loro aveva grossi baffi scuri ed aveva un'aria che sembrava molto interessata alle mie lezioni di storia e filosofia. In effetti, tutta la classe era interessata ad apprendere, come se i carcerati volessero riguadagnare a scuola ciò che avevano perso nella vita. Le mie lezioni erano tutt'altro che lezioni di storia e filosofia. Erano un esercizio di ascolto dei problemi dei carcerati e delle risposte che io davo alla luce dell'insegnamento dei maestri. Invisibili. Un carcerato con il volto deturpato, forse una presenza agghiacciante, aveva ucciso il padre e la madre. Un giorno mi ringraziò perché gli avevo spiegato che la sua presenza nel suo nucleo familiare lui la visse come un pesante condizionamento e che alla fine scelse quell'esperienza oscena per scrollarsi di dosso quel condizionamento. Aggiunsi che il tutto era motivato dalla sua evoluzione ancora molto insufficiente e che per questo era stato patricida e matricida. Con l'ombra di un sorriso, il carcerato mi ringraziò perché gli avevo dato una spiegazione a cui pensare. Altri carcerati, dopo aver alzato la mano per parlare, mi dicevano «Tanto lo sai il problema che ho» e attendevano una risposta da parte mia, che giungeva sempre, perché prima li avevo ascoltati per ore. Continua.